Mister, parola d'ordine è dimenticare il derby, Sì, probabilmente, vero? Si subito. tratta di una trasferta, direi tutto, veramente molto insidiosa. Sì, dobbiamo dimenticarlo velocemente. È stata una parte piacevole, ma finisce qua. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile. Siamo pronti allo scontro fisico perché sarà una guerra calcistica, quando per scontro fisico intendo proprio da un punto di vista di una partita tosta, ma siamo pronti. Sappiamo cosa si aspetta, ci arrivano notizie di una squadra sul piede di guerra e noi dobbiamo andare a fare la guerra a Siracusa. Con quello come abbiamo fatto, l'ho detto anche ai ragazzi, di come abbiamo fatto le ultime, dai, 3 partite, pronti, convinti di quello che piano piano stiamo diventando, sapendo che andiamo ad affrontare una squadra tosta come noi del resto, penso. La squadra che pare abbia qualche difficoltà in casa, 4 sconfitte in ultime 5 gare, insomma, da questo punto di vista forse concede qualcosa in casa, no? Sì, perché è una squadra che paradossalmente ci assomiglia molto da un punto di vista dell'aggressività, una squadra che tende non, a giocarsi la partita, da venirti ad aggredire d'alto, e quindi è normale che quando tu vai ad aggredire alto le altre squadre qualcosa concedi. Quindi per quello prevedo una partita dal punto di vista dell'intensità agonistica su alti livelli. Catanzaro in difficoltà, ci arrivano notizie che probabilmente resterai senza gran parte dell'attacco, senza Infantino e Letizia. Da questo punto di vista, insomma, non sono buone No, notizie. non sono molto fortunato, però devo dire la verità, io penso che in questi ragazzi sta nascendo la voglia, cioè ora li vedi che hanno voglia di giocare tutti, no? Di scendere negli 11. Io gliel'ho detto, a me non è, la dimostrazione è, posso prendere un esempio, è Mari, no? Cioè che fino a forse aveva trovato poco e niente ed è un 98. Io non ho nessuna preclusione verso nessuno, hanno la possibilità chi giocherà. I due davanti che sostituiranno Letizia e Infantino, ripeto Infantino, speriamo di averlo a disposizione sicuro per Catania, per la partita di Catania, si giocano il posto, cioè è chiaro anche il messaggio che loro devono recepire, io non ho preclusione per nessuno, chi sta bene, chi fa bene continua a giocare, ma è giusto che ci sia questa sana competitività, altrimenti tutto quello che, sul quale noi basiamo, sul gruppo, sul fatto che quello che si vede fare la domenica poi è il mio giudizio per poi rimetterli in campo quella dopo. Quindi chi giocherà ha un'opportunità importantissima e deve cercare di sfruttarla al massimo. Assenze davanti, a centrocampo e dietro nessun problema, c'è solo Carrasbeck che è fuori ormai da Vabbè. settembre, da una vita. Mi pare che insomma, la squadra dalla cintola in giù il suo assetto Sì. l'abbia sostanzialmente trovato, l'abbiamo visto con Cosenza, l'abbiamo visto a Catania, l'abbiamo visto con Monopoli, può cambiare qualcosa in avanti, però diciamo che l'assetto è quello. Sì. A che punto sono Maita e Icardi, che sono due pedine importanti anche per Sì. alternare? Allora, stanno crescendo di condizione di settimana in settimana e di allenamento in allenamento. Non sono ancora a livello degli altri, però sono in un grado che secondo me in queste 3 partite potranno trovare spazio, anche perché abbiamo 3 partite in una settimana, cioè anche lì noi tra il turno infrasettimanale, il Siracusa ha riposato, noi no, abbiamo giocato, quindi c'è successo col Monopoli, c'è successo dopo la partita di Trapani di avere solamente di giocare poi con l'Andria con solo 3 giorni, a calendario siamo stati proprio, però non deve essere nessun alibi, noi stiamo bene, sappiamo che siamo in una condizione psicofisica importante e ti ripeto, Icardi e Maita stanno raggiungendo il livello degli altri e sono quei due giocatori per caratteristiche che ci possono dare ancora una mano in più in questo modo di giocare. E quindi sicuramente in queste 3 partite troveranno una settimana spazio, e vale le stesse parole che per quelli che giocheranno al posto di Letizia e Infantino domani, perché poi, cioè io sono abbastanza molto, cioè, semplice, poi parla sempre il campo, parla per tutti, parla per gli allenatori, parla per i giocatori che poi scendono in campo, poi tutto il resto è sempre da contorno e fa bene, va bene, però poi ci sono le prestazioni che sono quelle
che vengono giudicate, e sarà così anche per i ragazzi, cioè, ma penso sia giusto e onesto che sia così, ecco. Mister, però gli attaccanti, prendiamo gli attaccanti, domani non saranno Letizia Infantino, al massimo c'è Falcone che ha fatto un gol, sin qui per il resto tutti quanti non hanno segnato. Sì. Dal punto di vista più che altro mentale, come la vivono questo fatto? Lei parlava di prestazioni, lei è stato un grande attaccante, sai che per gli attaccanti quello che conta alla fine è il gol. Il gol. Ma loro come la stanno vivendo? Perché le prestazioni ci sono, giocano bene, sì, si impegnano. Io vorrei concentrarmi però su Falcone, soprattutto, che ha fatto un gol all'inizio, la prima partita, dopodiché, non so, mentalmente forse può essere, sta pagando. No, ma io, guarda, io spero che noi cioè, se ne notiamo l'evolversi un po' di tutta la situazione da dietro, in mezzo al campo, poi capiterà la partita che di nuovo dietro si farà, non si farà bene, però diciamo una certa, chiamiamola quadratura, la stiamo trovando. Dobbiamo trovare, secondo me, anche se abbiamo fatto molto bene contro, anche sulla manovra, dobbiamo trovare proprio quella forza d'urto davanti, che non ce la può dare solo un giocatore o barra due per numeri che si ha nel proprio bagaglio. Cioè, ci sono attaccanti che, se tu vedi la loro storia, hanno dei numeri nel loro bagaglio, lo parlano i fatti. Però io, secondo me, la nostra svolta che secondo me ci può far fare un ulteriore salto di qualità è trovare i gol in tutto il resto del reparto offensivo, anche in chi forse di natura o di score o di pedigree, chiamalo come vuoi, forse non ne ha avuti fino adesso. Però io sono convinto che questo modo qui può aiutare tanto anche gli altri, e può essere una svolta ancora più in positivo per noi, quello sicuramente. Quindi lei quello che dice è sfruttare l'occasione, le assenze va bene, però per loro è un'occasione importante. Certo, non, ma deve essere così, deve essere così, loro lo sanno, anche perché poi se incominciamo tutti a star bene, grazie a Dio averli tutti a disposizione, poi incomincia la competizione, perché sai, per me, io vorrei averli tutti, però quando ne ho di meno, a volte le scelte sono anche più semplici, no? Sono anche, quando ce li hai tutti, le scelte, siamo tutti più contenti, però poi comincia la competizione per avere 11 magliette. Sì, sì. A proposito di questo, ovviamente si comincia a stare bene, c'è qualcuno che comincia a stare bene, che sta recuperando dall'infortunio. In settimana, per esempio, Kunzi ha ripreso a lavorare, sì, con la squadra. Che possibilità ha di avere già qualche minuto, visto che è difficile ovviamente che parta titolare, vista la sua filosofia, però che possibilità ha in queste due partite di recuperare minutaggio? Ma in queste tre, per, e vale per Anastasi, sì, ma vale per in queste tre sicuramente sì. Ora è rientrato proprio da un giorno, quindi sai, perché io mi avete capito, un conto è averlo a disposizione, un conto è allenato, sono due cose diverse, cioè, quindi, però visto anche l'infortunio di purtroppo di Toni, di Letizia, è un giocatore che in quella posizione con Falcone è l'alternativa, sono i due che possono giocare tranquillamente e facilmente in quella posizione. Senti, no, due cose, sempre rimanendo sul tema. Allora, Infantino è un giocatore che ha determinate caratteristiche, sì. Falcone, Puntoriere ne hanno altre. Prevedi appunto di utilizzare caratteristiche diverse, evidentemente, vista l'assenza di Infantino? E poi ti chiedo, abbiamo esordito dicendo dimenticare il derby, bene, dimenticare il derby relativamente però, no? Perché il derby, al di là dell'euforia, al di là del momento, sì, di esaltazione, però ha dato dei segnali importanti di carattere tecnico, sì. Che secondo me, insomma, più che dimenticare invece devono essere implementati. Cioè, noi dobbiamo tenere presente, cioè, quello che abbiamo fatto e non dimenticare. Cioè, io intendevo dimenticare il derby. Sì, sì, no, vabbè, l'ho detto io. Cioè, da un punto di vista euforico di cose, perché poi ci andiamo a Siracusa e come fischia l'arbitro è una battaglia. Non dobbiamo però prendere quello che è stato fatto di buono del derby e portarlo avanti. Anche tatticamente, alcune scelte tattiche che sono nel derby, probabilmente certo, le rivedremo sicuramente. E quindi portare avanti un discorso del genere per cercare il più possibile di trovare anche la quadratura dal punto di vista della manovra e insistere poi su quella. E, al di là che poi l'aspetto di non possesso cambia tutte le domeniche, non è quello che noi guardiamo. Io parlo proprio della fase di possesso. E poi per quanto riguarda chi sfruttare al posto di Infantino, io penso che queste tre partite incontreremo, per quello che abbiamo visto, difese con caratteristiche fisiche diverse. E quindi in alcune si potrà usare il giocatore con più gamba ed esplosività, in quell'altra forse un po' più di fisicità mi servirà. Vediamo questi, a Siracusa potrebbero giocare sia a 4 che a 3,
con la difesa 3, ultimamente hanno usato il 3-5-2, hanno per tanto tempo usato il 4-2-3-1, quindi questo è quanto.